gloriosa e benedetta. Preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e con il tuo potere e aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Francesco. Ricordati, o Padre, di tutti i tuoi figli. Tu, o Santissimo, conosci perfettamente come, angustiati da gravi pericoli, solo da lontano seguono le tue orme. Da loro forza per resistere, purificali perché risplendano, rendili fecondi perché portino frutto. Ottieni che sia effuso su di loro lo spirito di grazia e di preghiera, perché abbiano la vera umiltà che tu hai avuto, osservino la povertà che tu hai seguito, meritino quella carità con cui tu hai sempre amato Cristo crocifisso. Egli vive e regna col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria Addolorata. Maria, Vergine Madre Addolorata, accogli anche noi e questa comunità di devoti fedeli che in questo antico santuario dedicato al tuo titolo di Addolorata ti venera e ti invoca con tanta umiltà e tanta speranza. A te, Maria, affidiamo i nostri bambini, i nostri giovani, le nostre famiglie e particolarmente gli anziani, gli infermi e gli emigrati. Siamo tutti tuoi figli, vicini e lontani. Noi ci stringiamo a te, solleviamo le nostre braccia verso di te, fissiamo i nostri occhi nei tuoi occhi e i nostri cuori nel tuo cuore. Vogliamo, col nostro amore, riparare le offese fatte a te e a Gesù. Vogliamo asciugare le tue lacrime, come tu asciughi le nostre. Madre Addolorata, noi ti amiamo e ti ameremo sempre. Amen. San Michele Arcangelo, principe delle celesti milizie, grazie e gloria a te,
e ai tuoi santi angeli. Vieni con i tuoi santi angeli ad adorare insieme a noi Gesù che scende sull'altare. Mandali da Padre Pio a cantare inni di cielo in quel luogo di cielo. San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo, pregate con noi. Voi tutti, angeli e santi del Signore, pregate per noi. Amen. Sul libretto, canto numero 149. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi la liturgia ci ricorda la festa di San Casimiro,
1458-1484, principe, figlio del re di Polonia, un ragazzo pio, modesto, che a 15 anni, innamorato della Madonna, si consacra a lei. A 25 anni muore. La sua vita piena di bontà inizia con la morte, una serie di miracoli, tanti miracoli ha fatto il Signore intorno alla sua tomba per chi lo invocava. Sono gli anni d'oro delle case regnanti di quell'epoca, un po' come nel 300 con Santa Elisabetta, eccetera. Noi dobbiamo sempre invocare lo Spirito Santo perché faccia scendere tanta luce, tanto amore sulla Chiesa e nascano fiori di virtù e di santità come San Casimiro. Confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di eterna misericordia, converti a te i nostri cuori, perché nella ricerca dell'unico bene necessario e nelle opere di carità siamo sempre graditi a te, consacrati alla tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme, e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come Egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatto, e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come Egli ha promesso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente, siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Beato chi cammina nella legge del Signore. Momento favorevole. Ecco ora il giorno della salvezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vangelo di Matteo, Deuteronomio. Il Deuteronomio significa seconda legge, legge quindi chiarificata, meglio spiegata. E allora incontriamo Dio che si avvicina a noi, all'uomo, a colui che ha disobbedito, che è stato anche punito, ma rimane amico di Dio. Questa amicizia da parte di Dio è sempre fedelmente osservata, non sempre è osservata e rispettata da noi. Noi siamo un po' così, così, oggi sì, domani no, ma il Signore rimane con noi. Il Signore tuo Dio oggi ti comanda di mettere in pratica leggi e norme. Osservale con tutto il cuore, con tutta l'anima. Perché questa raccomandazione? Perché queste sono come tanti binari. Ogni
norma, comandamento, consiglio di Dio, è un binario che porta dalla terra al cielo. Ma io stupisco che Dio, perfetto, datore di vita, paziente, misericordioso, non si stanca di parlare agli uomini, conversare con gli uomini. Qual è la differenza tra il parlare e conversare? E se parlo, parla solo uno. Se converso, parliamo tutti e due. Quindi Dio sta al dialogo, e non solo. Ma quando non ci troviamo più, Dio è pronto a discutere, a confrontare quella che parola che viene da Lui e quella che viene da noi. Quanta pazienza! Incomincio già a pensare al mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. Quell'avvicinarsi del Padre a noi prelude il venire del Verbo tra noi. È un primo passo perché Dio vuole stare con noi, vuole continuare ad essere creduto e amato. Ed è sempre disponibile a un terzo passo che noi nemmeno immaginiamo, il perdono. Ne abbiamo estremo bisogno, eppure non è la cosa che chiediamo per prima a Dio. Ma guardate un po', quest'uomo affamato, disperato, a riarso dalla sete di quella verità, quando arriva, quando gli viene offerto, si gira di qua e di là. Avete visto i bambini capricciosi? La mamma sta lì, e lui così, 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 prende in giro. Eh sì, ma mi chiedo, Signore, perché fai tutto questo? Perché io non dimentico mai di essere vostro Padre, anche se la maggior parte di voi non lo sa. Allora voglio che neanche voi dimentichiate di essere figli, perché io così mi comporterò nei vostri confronti, sia che siate buoni e obbedienti, e sia che siate cattivi e peccatori. Ed ecco, poi ci avviciniamo al Vangelo. Che dice il Vangelo di Matteo? Dice: io ti ho dichiarato quello che penso, quello che voglio e quello che aspetto da te. Allora, oggi tu diventi il mio popolo particolare, il popolo eletto è chiamato il popolo ebraico, eletto fra tutti gli altri popoli, ma non per meriti speciali, per la futura realizzazione del progetto dell'incarnazione. Da quel popolo così cocciuto deve nascere il giusto, il Messia, il Cristo, l'unto, il consacrato. Infatti qui nel brano del Deuteronomio, nell'ultimo verso, dice: tu sei popolo consacrato, consacrato al Signore. Cosa fanno due sposi quando arrivano ai piedi dell'altare per ricevere il sacramento del matrimonio? Si preparano alla consacrazione. Cosa fa il ministro dell'Eucaristia quando si prepara al sacerdozio? Anche il diaconato, però il ministro dell'Eucaristia è il sacerdote che fa, si prepara alla consacrazione. È un consacrato. La fate la preghiera per i consacrati voi? Io la faccio ogni giorno. E quindi ci stanno dentro
uomini e donne che si consacrano a Dio e al servizio spirituale dei fratelli. Pregate per il sacerdote, pregate. La Madonna prega tutti i giorni per i sacerdoti. Sono i figli prediletti perché hanno una missione altissima e se vengono meno loro, frana la casa. Dice un santo, lasciate che per 15 anni, così più o meno, un popolo non abbia il sacerdote e diventeranno barbari. Beato, avete detto nel Salmo, chi cammina nella legge del Signore. Io ti ho dato questi precetti per il tuo bene. E allora la risposta del salmista, Signore, ti loderò con cuore sincero, perché ho appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. E Dio non abbandona. Gesù, se amate quelli che vi amano, beh, che ricompensa sperate? Se voi date il saluto solo ai vostri fratelli, che fate di speciale? Pure i pubblicani, i pagani lo fanno per ragioni di civiltà, per ragioni di fede, che sia incontro fratello, sorella, madre, dico buongiorno e buonasera. È chiaro questo, no? Il rispetto, il saluto, l'affetto, il reciproco aiuto, cioè esiste, collocando così la società. Ma qui Gesù chiede di più, dice, voi dovete amare i vostri nemici. Questa è una bomba. Fino a lui un comando simile non era mai stato dato. Quindi il Deuteronomio ci fa fare un passo oltre la Genesi, il Pentateuco. Il Vangelo ci fa fare un passo oltre il Deuteronomio. Lì dice, amate i vostri nemici e odiate, amate i vostri amici e odiate i vostri nemici. E io vi dico, avete inteso? Così dissero, ma amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. No, amerai il tuo nemico. Ma ci provate sul serio voi? O questo comando è impossibile? Guardate, se questo comando di un amore reciproco fra nemici sulla terra non fosse possibile, dovremmo concludere che nemmeno tra Dio e noi è possibile. Se è possibile tra Lui e noi, è possibile anche tra noi. Perché noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e dobbiamo somigliare a Lui. Ma non è che gli somigliamo perché il Signore ha le orecchie, ha le gambe che ce le abbiamo noi. Ma perché è un essere perfetto in questo senso. Dio esiste dall'eternità, ma non vuole questa eternità come una solitudine. Ha dato vita agli angeli. Ha dato vita agli uomini, questi sono amati da Lui. Mi chiedo qualche volta, ma Dio così buono e santo, di fronte a un demonio, può continuare ad amarlo? Fatto il punto. Dio non cambia. Tu, demonio, cambi, eri angelo, diventi demonio. Io non cambio. Adesso trasferite questo concetto nel rapporto reciproco fra noi e guardate che questa terra diventa una terra di santi
è una terra di diavoli. Uomini che somigliano a Dio e sono santi. Uomini che somigliano ai demoni e sono diavoli. Non vi spaventate adesso, dici, dobbiamo, che quaresima dobbiamo fare, insomma, ci dobbiamo fare santi in questi 8 giorni. Camminiamo per la strada giusta, ascoltiamo la parola, conversiamo con Dio, diciamogli quello che sentiamo dentro. Io non finirei mai di conversare, perché se volete bene capire, la preghiera è una conversazione con Dio, non è il monologo. Io prego a Dio, papà parlo con me stesso, e ti racconti. Quando tu cominci a parlare, da quando che lui sta parlando? Noi apriamo le orecchie quando l'intelligenza comincia a capire. Il Signore non ha bisogno di tempi per perfezionare il suo rapporto di intelligenza con noi. Parla sempre, parla sempre. Si dice che i bambini piccoli piccoli sono sempre scortati dagli angeli, e lo sono, ma che gli angeli possono parlare con i bambini che ancora non ragionano. E questo è stato provato, è vero. Padre Pio, da bambino, era tormentato dal demonio, era tormentato. Poi però l'angelo, la mattina presto, lo svegliava. Dice, fratellino, dobbiamo rendere le lodi al Signore. Allora insieme si mettevano e lodavano. Io dico un versetto e l'angelo dice l'altro. È possibile, sì, che il Signore anticipi i tempi per comunicarci la sua verità e farci arrivare a parlare con Lui. E mi spiego perché Padre Pio non finiva mai di pregare. Mi ricordo certe volte eravamo intorno a Lui, noi creavamo dei discorsi un po', perfino un po' complicati, per interessarlo poi ai nostri ragionamenti, ma lui filava per conto suo. Quando qualcuno diceva, padre, non riusciamo a risolvere questo problema, tu che ne dici? Allora un attimo sospendeva, poggiava la corona sul ginocchio così, e dava la risposta fulminea, precisa, e poi riprendeva la corona del rosario. Mi fa pensare a San Francesco, che spesso veniva consultato dai grandi teologi, aquile della teologia, e lui dava le risposte che adesso era impossibile raggiungere. Allora una volta un abate, fatta la domanda, ha avuto la risposta, ha detto, ma noi siamo le lucertole che strisciano per terra, lui è l'aquila che vola. Lo Spirito Santo ci fa volare, lo Spirito Santo invochiamo e invoco continuamente, prima ancora che arrivate, perché vi faccia volare. Voi tornerete a casa camminando a piedi, ma l'anima sta volando, e questo è il premio più bello, direi anche è la gioia più grande, che il Signore insieme al pane, vita, ci dà come consolazione, perché Dio sa consolare i suoi figli. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ricolma del tuo spirito la Santa Chiesa, perché, conoscendo sempre più profondamente il mistero del tuo amore gratuito, possa ricondurre a te tutti gli uomini. Noi ti preghiamo. Apri il cuore di ogni comunità cristiana alla sincera accoglienza dei poveri e dei più deboli, perché ad ognuno sia dato di sperimentare la dolcezza della tua paterna misericordia. Noi ti preghiamo. Concedici di vivere riconciliati gli uni con gli altri attraverso il perdono rinnovato ogni giorno, nella gioia di attuare la nuova giustizia inaugurata dal tuo Figlio. Noi ti preghiamo. San Giuseppe, sposo di Maria, aiutaci a custodire la verità
e la grazia. San Giuseppe, sposo di Maria, aiutaci a custodire la verità e la grazia. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore, Dio nostro, l'offerta di questi santi doni e misteri ci rende degni di ricevere la grande grazia è la grande promessa della tua, della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con le rugiade del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri, i Santi Francesco e Chiara, San Casimiro,
San Pio da Pedrecina e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pensate voi quante difficoltà per arrivare a dire una parola al Presidente della Repubblica, non so, Presidente della Regione, tanta fatica, arrampicarsi perché i politici stanno sulle cime. Invece, vedete, Gesù ci ha messi a contatto col Padre, ci ha invitati e ci ha insegnati come parlargli, e allora noi lo dobbiamo fare con amore di figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiamoci il dono della pace. Di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 51. Oh, God.
Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. San Casimiro, meraviglioso principe di pace sei, Casimiro, figlio di Polonia e figlio pur dell'ottimo suo re. Non sono nel tuo cuore sogni di gloria. Appena quindicenne è intorno a te il numeroso esercito armato per affrontare il re dell'Ungheria. Tu, con saggezza, eviti la guerra. Anticipasti il voto del pontefice, che nello scontro armato fra i cristiani vedeva sol vantaggio musulmano. Ti si vietò il ritorno a Cracovia. Per ben 3 mesi fosti detenuto in quel castel di Dobsky e vigilato. Perché trattare come traditore colui che vive solo per la pace? Dal re tuo padre viene libertà, perché conosce e vede bene in te la qualità di forte condottiero, ti sprona a dedicarti alle armi. A fianco al re lavori nel governo, ma dedicando tutte le tue forze a ricercare e dare aiuto ai poveri e nel punire quelli che li sfruttano. Ad essi devolvesti tutti i beni, li raccoglievi intorno alla tua mensa, tu stesso li servivi e incoraggiavi a ringraziare Dio per ogni cosa. Ti dedicavi al culto e alla preghiera. L'autorità paterna sospingevi a restaurare chiese e monasteri, a incrementare gli studi ed il lavoro. Vivevi a corte per servire Dio. A chi ti proponeva di sposarti, tu mite rispondesti: «Ho di più. Un altro amore splende nei tuoi occhi. Ti vede ognuno davanti al tabernacolo, immerso nel colloquio col Signore, talvolta pur dimentico del cibo, e passi lì vegliando le tue notti. Ormai la gente sa dei tuoi prodigi e sempre più frequente corre a te. La devozione ardente alla Madonna ti dà conforto e gioia nello spirito. Con l'inno Omni Die Dic Marie vai cadenzando il ritmo del respiro. Col nome di Maria sulle labbra tu lasci questa terra per il cielo». Vero Dio e vero
Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste, dice il Signore. Preghiamo. Signore, non manchi la tua benevolenza a coloro che nutri con questo pane di vita, e poiché ci hai accolti alla scuola della tua sapienza, continua ad assisterci con il tuo paterno aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Padre di misericordia, conceda a tutti voi la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Gesù, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen. Lo Spirito Santo vi doni sapienza e fortezza e vi sostenga nella lotta contro il maligno per celebrare con Cristo la vittoria della Pasqua. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. In cammino per la via giusta, ascoltando la parola e conversando con Dio Padre per mezzo del Figlio Gesù che abbiamo ricevuto, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Eh.